Vittorino Ferla, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Benvenuto, benvenuto qui nel Posto delle Parole a Vittorino Ferla, autore del libro, curatore del libro, perché è un libro che è composto da tanti interventi, curatore del libro Riformisti Edizioni Rubbettino. L'Italia che cambia, la nuova sovranità dell'Europa, e questa è un'Italia che cambia, che cambia veramente in modo molto particolare, e in questo cambiamento, leggendo questo libro, noi ci troviamo dentro forse a un'impasse politica che qui viene raccontata e però non ha semplicemente la capacità di raccontare questa nostra impasse, questo nostro freno a mano tirato, per così dire, ma la capacità anche di darci la possibilità di guardare oltre. Vittorino Ferla è un giornalista che ha curato, come dicevo poco fa, questo libro Riformisti, collabora con l'Inchieste Democratiche, lavora nell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio, direttore responsabile della rivista Lapsus nella direzione nazionale di cittadinanza attiva dal 2000 al 2016, è stato vicepresidente della FUCI e direttore del Civil Society Index per l'Italia. Che cos'è questo Civil Society Index, Vittorino Ferla? Il Civil Society Index è un progetto a livello internazionale promosso da un'organizzazione non governativa che si chiama Civicos, che promuove una ricerca-azione sulle società civili nel mondo. Quando io appunto ho coordinato, diciamo così, per l'Italia questo progetto, quindi mi sono occupato appunto di raccogliere informazioni sia di tipo statistico che da parte, diciamo, delle associazioni di cittadini italiane, per fornire, diciamo così, il punto sulla situazione in Italia. Quindi un'esperienza molto interessante di comparazione a livello internazionale sullo sviluppo delle società civili nel mondo. E questo è importante perché dà la possibilità di mettersi sulla scena non solamente dal punto di vista italiano, che spesse volte è un aspetto, possiamo proprio dirlo, un po' troppo ombelicale nello sviluppo dei ragionamenti politici, ma qui c'è un incontro veramente con il resto del mondo, in particolare con l'Europa, perché la parola riformismo in questo libro, sempre che io abbia letto bene Vittorino Ferla, va veramente a stretto braccetto con il concetto, con l'idea, l'ideale dell'Europa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Sostanzialmente la tesi di questo libro è che gli stati nazionali non sono più sufficienti per risolvere i problemi di scala globale, che noi non abbiamo più la possibilità di risolvere anche problemi molto urgenti, basti pensare per esempio all'immigrazione, basti pensare al welfare o per esempio alle politiche fiscali, soltanto appunto con un approccio nazionale. D'altra parte è una scelta che abbiamo fatto anche molti anni fa. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale alcuni paesi europei, fra i quali l'Italia, hanno scelto di mettere in comune in qualche modo le proprie politiche per affrontare meglio determinati problemi, e questo ci ha garantito alcuni decenni di pace, di prosperità e di sviluppo. Ovviamente ci sono dei problemi, ci sono stati dei problemi, ci sono momenti di crisi a livello internazionale, ma in realtà i processi di globalizzazione ai quali noi abbiamo assistito negli ultimi anni ci fanno capire ancora una volta che essendo ormai problemi di scala globale, troppo grandi, diciamo, ecco, per essere affrontati nel confine ristretto dei nostri stati, è necessario un approccio comunitario, un approccio unitario. Noi abbiamo la necessità di riprendere il governo dei nostri confini, di garantire sicurezza ai cittadini, di impedire la concorrenza fiscale esasperata che prosciuga le risorse che finanziano lo Stato sociale. Tutti questi e altri problemi è possibile risolverli attraverso anche una ristrutturazione dell'unità europea e della sovranità europea. Questo per dire che quando alcuni, anche soggetti politici in questo momento, sia in Italia che in Europa, promettono un ritorno, come dire, a politiche di tipo nazionale, di difesa, di
di intervento dello Stato, di aumento della spesa pubblica al di fuori dei vincoli europei e quant'altro, promettono delle cose che sono ormai sostanzialmente impossibili, perché in realtà i nostri paesi hanno già perso buona parte della loro sovranità, in parte perché lo hanno scelto affidando la sovranità all'Europa, in parte perché i processi appunto non ce lo consentono più. Quindi questo significa non, come dire, fare delle false promesse ai cittadini, delle promesse che poi è impossibile mantenere e che se venissero mantenute in realtà provocherebbero la nostra rovina, perché basti pensare al fatto di uscire dall'euro o di stampare una doppia moneta. Ecco, l'idea di avere un debito italiano in euro e di avere una e di ritornare però alla moneta, alla vecchia lira, per pagare gli stipendi degli italiani significherebbe praticamente la rovina del paese, perché noi dovremmo pagare i nostri debiti in euro, ma i cittadini verrebbero pagato lo stipendio in lire. Insomma, una roba che assolutamente non si tiene e che purtroppo esiste in questo momento in alcuni programmi di forze politiche. Vittorino Ferla, mi scusi se la interrompo, lei ha citato più volte la parola sovranismo, sovranità, ecco, è da un po' di tempo che questa parola, i partiti sovranisti, va veramente per la maggiore. Però io penso, e mi scusi la domanda, se spero che non sia una domanda banale, penso che noi non sappiamo esattamente cosa siano veramente questi partiti sovranisti. Che cosa vuol dire questo aggettivo? Ma guardi, diciamo che in questo momento noi assistiamo ad un fenomeno che è presente non soltanto in Italia, ma è presente in tutto il mondo. Questo è molto importante dirlo, perché altrimenti sembra che parliamo di qualcosa di strano. In realtà c'è tutta una letteratura internazionale in questo momento, specie diciamo così di natura anglosassone, che sottolinea diciamo così lo sviluppo di partiti cosiddetti populisti o sovranisti. Sono sostanzialmente diciamo quelle forze politiche che in America con Trump, in Francia con la Le Pen, in Ungheria con Orban e tanti altri esempi si potrebbero fare, sostanzialmente in qualche modo si basano su due elementi, se così possiamo dire in maniera molto semplicistica. Da una parte una forte reazione diciamo così contro diciamo l'establishment delle democrazie e dei partiti tradizionali, con un appello diretto al popolo, e dall'altra un desiderio di chiusura all'interno dei propri confini, rifiutando sostanzialmente gli accordi internazionali, le intese internazionali, anche il dialogo fra i paesi, per diciamo così, riproporre un intervento diciamo così, pubblico all'interno degli stati per tutelare sostanzialmente diciamo così, le esigenze diciamo così di giustizia sociale, di solidarietà all'interno dei vari paesi. Questo in sé apparentemente potrebbe anche sembrare qualcosa di positivo, ma sostanzialmente significa lavorare per delle società chiuse, delle società appunto che si rinchiudono nei propri confini, che rifiutano per esempio la presenza degli immigrati, che richiedono diciamo così un'espansione della spesa pubblica che non è più possibile, che pretendono sostanzialmente diciamo così di gestire l'economia con dei principi che non sono più moderni. Basti pensare anche al caso della Brexit. Una ondata diciamo così di populismo e sovranismo ha portato al no all'Europa, ma oggi il Regno Unito, la Gran Bretagna si trova in una situazione paradossale in cui da una parte deve, come dire, in qualche modo adempiere al referendum che ha prodotto un certo tipo di risultato, ma allo stesso tempo comincia già ad accusare i colpi della tutti i rischi, diciamo così, che sono legati al fatto di uscire dall'Europa. Ci sono dei contraccolpi per la economia inglese che sono molto molto importanti e con i quali il governo britannico deve fare i conti. In questo momento infatti è in gravissima difficoltà, perché esiste di già un movimento che va nella direzione di un ripensamento del referendum che ha provocato la Brexit. Ecco, in realtà questi partiti populisti e sovranisti rischiano di
offrire delle soluzioni semplicistiche ai problemi che apparentemente sembrano risolvere, ma che in realtà consegnano il proprio paese a rischi e a problemi ancora più importanti. Il libro Riformisti che stiamo attraversando in questa conversazione, edizione Rubettino a cura di Vittorino Ferla, porta dei pensieri molto importanti, Giorgio Napolitano tra questi, no? E poi anche per esempio quello di Emmanuel Macron. Lei poco fa diceva dell'Europa, e l'intervento di Emmanuel Macron in questo libro è un intervento molto importante, anche molto realista, quando soprattutto Macron parla di un'Europa che è cresciuta al riparo. Ecco, questa è una posizione sull'Europa molto interessante, molto realista, con una proiezione nello stesso tempo anche di estremo coinvolgimento, perché l'Europa, dice Macron, è sempre vissuta al riparo dal resto del mondo, al riparo della sicurezza, perché non era affar suo, la sua economia conosceva già il sentiero da seguire, cioè raggiungere gli americani. Al riparo dei popoli, il progetto europeo, la nascita era la missione di pochi figli di un continente dilaniato dalle passioni popolari. Ecco, questo vivere al riparo è forse la causa di questo effetto sovranista attuale? Ma guardi, allora innanzitutto la ringrazio perché ha fatto bene a citare il testo di Macron, che io suggerisco a tutti di leggere, perché io credo che questo testo sia uno dei più interessanti degli ultimi anni ed è proprio espressione, diciamo così, di un vero statista, è un testo quale non leggevamo da anni, e non è un caso che lui l'abbia pronunciato alla Sorbona, cioè davanti a degli studenti universitari, quindi con una proiezione verso il futuro molto molto importante. Sono due cose distinte in realtà. Lei giustamente dice il vivere al riparo. Vivere al riparo significa che sostanzialmente l'Europa ha potuto godere di diversi decenni di pace, di prosperità e di sviluppo basate appunto sul proprio modello di sviluppo, fondato anche, diciamo così, su un welfare molto molto esteso, molto importante, e che quindi ha garantito per anni il benessere ai propri cittadini. Questo non è ovviamente un approccio sovranista, è semplicemente il fatto che, diciamo così, l'Unione Europea ha garantito una progressione, diciamo così, in termini di diritti, di garanzie, di benessere appunto ai propri cittadini. Ovviamente questo qui è stato in qualche modo quasi, se vogliamo, un vivere appunto a riparo, nel senso di, ecco, i cittadini europei hanno avuto la fortuna di essere in qualche modo protetti dall'Europa. Anche determinate crisi a livello internazionale di tipo economico sono state in qualche modo, diciamo così, assorbite meglio grazie al fatto che l'Unione Europea ha una propria solidità istituzionale, economica, politica e quant'altro. Ovviamente questo non basta più. Sostanzialmente Macron dice: attenzione, perché non possiamo pensare di poter sempre vivere al riparo di una costruzione europea che nel frattempo ovviamente non ha fatto forse i sufficienti passi in avanti per affrontare i problemi di natura globale. Oggi noi siamo indietro anche come Europa, e quindi sull'Europa dobbiamo tornare a investire per tutta una serie di motivi. Per esempio abbiamo tolto i confini fra i vari stati europei, e questo sicuramente è stato un vantaggio dal punto di vista della libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali. Ma allo stesso tempo non abbiamo governato bene i confini dell'Unione Europea, e questo è un punto su cui bisogna tornare, perché è chiaro che anche affrontare il tema importante dei fenomeni migratori può essere fatto soltanto a partire da una collaborazione fra i vari paesi. Non possiamo scaricare su singoli paesi europei, diciamo così, la soluzione di problemi così importanti. E questo vale per tutta una serie di temi. Basti pensare per esempio all'esercito europeo comune. Noi investiamo quasi quanto gli Stati Uniti d'America in spese, diciamo così, di mantenimento di esercito, di eserciti propri, ma ovviamente se facciamo un paragone fra l'efficacia e l'efficienza della forza militare degli Stati Uniti e quella europea, ovviamente non c'è alcun tipo di paragone possibile. E questo per il fatto appunto che
gli eserciti europei sono appunto frammentati, non c'è, diciamo così, un tema comune. Ma lo stesso discorso si può fare appunto per il welfare, quindi per la sicurezza sociale dei cittadini europei. Abbiamo tanti sistemi di welfare diversi fra loro, diciamo alimentati da diverse politiche fiscali differenti, e questo, diciamo, sono tutti temi che alla lunga ci espongono ai problemi di natura internazionale. Quindi tornare sull'Europa, dice Macron, nel senso appunto di ripensare la sovranità europea è un'urgenza, ma per il fatto appunto che noi come singoli stati in realtà la sovranità l'abbiamo già persa. E questo è molto importante che a dirlo sia un presidente della Repubblica Francese, perché sappiamo bene che quando si parla di sovranità, quando si parla di Stato nazionale, i campioni mondiali sono proprio i francesi. E quindi è molto importante che un presidente della Repubblica Francese, che sa quanto è importante per la Francia lo Stato nazionale, quanto è importante per la Francia la sovranità del proprio popolo, esprime una consapevolezza che questo mondo è finito e che piuttosto dobbiamo investire sul mondo nuovo, che è quello della sovranità comune europea. Però mi sembra, vedendo qui una sottolineatura dall'intervento di Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, che invece in Italia non si respiri quell'aria delle parole importantissime dell'intervento che è presente in questo libro Riformisti di Emmanuel Macron, perché Giorgio Napolitano al termine del suo intervento scrive: l'Italia non può apparire dominata dalle proprie esigenze e difficoltà di breve termine. Ecco, oggi sembra, e ancor più oggi proprio in campagna elettorale, che la nostra realtà, ascoltando gli interventi radio, televisione, su internet, leggendo sui vari giornali, oggi come oggi la campagna elettorale sembra sia proprio dominata da quello che dice Giorgio Napolitano, le proprie esigenze e difficoltà di breve termine. Ora, la parola statista, per ricordare Alcide De Gasperi, lo statista che non bada al risultato elettorale, seppur importante, ma bada a un risultato di cultura del proprio paese, che è profondamente diverso. Non c'è dubbio, non c'è alcun dubbio. Diciamo che è assolutamente comprensibile e normale che ciascun cittadino viva, diciamo, sulla propria pelle, diciamo, l'emergenza del disagio economico, sociale e quant'altro. Quindi questo diciamo, è anche umano, è naturale, è un processo assolutamente comprensibile. Quello che però sconvolge è che la classe dirigente viva, diciamo così, di questa immediatezza, viva, diciamo così, sulla base, ecco, di queste emergenze, non sia capace appunto di elaborare una visione di lungo periodo. Ed è proprio qui che si gioca poi la differenza tra il populismo e il riformismo, perché esattamente l'impostazione populista è proprio quella che vive sulla base, diciamo così, di questa emergenza, cavalca i problemi, li ingigantisce, li fa diventare delle paure, li fa è come se fossero praticamente i populisti degli imprenditori della paura, no? Perché si attaccano, diciamo così, al disagio economico, al disagio sociale, al disagio che può provenire dalla presenza dell'immigrato e quant'altro, per scatenare una reazione di ulteriore preoccupazione da parte appunto dei cittadini. Ecco, uno statista vero, una classe dirigente vera, un approccio riformista vanno in una direzione completamente opposta, quindi affrontare con serietà ovviamente i problemi che esistono, perché non possiamo certamente nasconderli, ma allo stesso tempo trovare delle soluzioni pragmatiche. Noi non dobbiamo, come riformisti, cercare i colpevoli, ma dobbiamo trovare delle soluzioni. E allora, una politica che cerca colpevoli è una politica appunto populista che alimenta la paura. Una politica riformista è quella che cerca le soluzioni, ovviamente soluzioni che non possono essere
soluzioni definitive, non possono essere soluzioni palingenetiche, nessuno ha in mano, diciamo così, la bacchetta magica, ma sicuramente ci sono degli strumenti per risolvere i problemi. E grandi statisti come quelli che ha citato, come De Gasperi, come sta facendo adesso Macron, come credo comunque ci siano anche in Italia, perché io credo che comunque i governi di questi ultimi anni hanno cercato di fare uno sforzo in questa direzione. Il primo ministro Gentiloni mi sembra una persona assolutamente seria, che ha piazzato una serie, diciamo così, di importanti punti, diciamo così, per affrontare i problemi dell'Italia. Ecco, ci sono le basi per costruire qualcosa. L'importante è che l'Italia si metta su questa onda di Macron. Noi in questo anno 2018 abbiamo un treno dell'Europa che sta per partire, e su questo treno c'è, come dire, il vagone di testa, o meglio così, la cabina di regia è quella guidata sostanzialmente da Macron in Francia e da quella che sarà la grande coalizione in Germania, quindi diciamo così Merkel più i socialdemocratici. L'Italia deve scegliere quest'anno e anche per il futuro, ovviamente ci saranno anche delle elezioni europee nel 2019, se vuole stare nel vagone di testa e quindi vuole avere un approccio da statista, vuole avere un approccio riformista, vuole governare i processi, oppure se si vuole mettere fuori, vuole uscire dall'euro, vuole rinunciare all'unità europea e vuole affrontare i problemi in modo provinciale, all'interno dei propri confini nazionali, con diciamo così strumenti superati e inadeguati. Abbiamo di fronte questa scelta. È una scelta importante questa, perché è una scelta che non è solamente una scelta di scheda elettorale, è una scelta di scheda che ci pone in un futuro che necessariamente deve essere un futuro riformista. Poi possono valere tutte le posizioni, ma la parola riformisti va sotto sicuramente l'idea di un incontro culturale senza le risposte veloci, ma oggi come oggi i problemi sono sempre più complessi, e quindi la parola cultura è necessaria, è molto necessaria, e questo libro ne è anche un risultato riformista, un risultato per riuscire a ripartire dalle idee su cui si può essere d'accordo o meno d'accordo, ma in ogni modo c'è un incontro di idee. Questa è la cosa importante, perché questa è una palestra necessaria, come quella dell'associazione da cui poi scaturisce questa serie di interventi, Libertà è uguale, che leggo in quarta di copertina. Libertà è uguale, un'associazione di cultura politica che dal 99 offre il suo contributo per l'affermazione del riformismo liberale all'interno del PD e del centro-sinistra di governo, che non ha nulla a che fare, lo ricordiamo, per necessità di informazioni, con il partito Liberi e Uguali, per capirci, perché era nata molti anni prima, nel 1999, Libertà Eguale. Prima di salutarci, Vittorino Ferla, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma guardi, sarò un po' noioso, però in questi giorni, proprio per il fatto che sto approfondendo questi temi, sono alle prese con un paio di volumi, però in lingua, perché uno è in inglese e un altro in spagnolo, che analizzano esattamente il populismo a livello internazionale. È molto interessante, diciamo, avere questo punto di vista anche su quello che succede negli altri paesi, perché spesso come italiani facciamo fatica a metterci a confronto con il resto del mondo, anche perché molto spesso, purtroppo, sappiamo, gli italiani conoscono poco l'inglese, quindi leggono poco testi che ci possono aiutare, diciamo, ad avere una finestra sul mondo. Ecco, io in questo momento sto leggendo un paio di libri sul populismo, ripeto, uno in inglese che quindi fa il punto sulla situazione soprattutto nel mondo anglosassone, in quello europeo, e un altro invece in spagnolo che riguarda appunto il populismo non soltanto in Spagna ma nel Sud America, dove appunto è anche particolarmente sviluppato, lì con problemi molto più rilevanti rispetto all'Europa,
Devo dire, sono una bella compagnia perché aprono tantissimo la mente e quindi sono davvero un bel foraggio per la cultura personale, perché mi permettono di confrontare la mia esperienza di italiano con quello che succede negli altri paesi. Riformisti, l'Italia che cambia, la nuova sovranità dell'Europa, edizioni Rubbettino a cura di Vittorino Ferla, che noi ringraziamo del tempo che ci ha dedicato. Grazie ancora, Vittorino Ferla. Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata.